Non guarda, tu sentisti che giramento di palle a rifinire, a lisciare, se c'è un alloro che non è mai garbato, gli è di lisciare, di rifinire. Sì, guarda, è una cosa proprio pallosa. Ecco, c'erebbe proprio uno. Eccoci. C'erebbe proprio uno che mi rifinisce, che mi liscia. Sì, io guarda, se potessi fare come, faceva Michelangelo, di là. Michelangelo Buonarroti, il mio artista preferito, cosa faceva? C'aveva questo gusto il non finito. Insomma, stava a vedere prigioni alla galleria dell'Accademia, ma lui statue proprio finite, ne ha finite un decimo di quelle degli ha cominciato. Ma che scherzi, le pietre sono a parte da San Pietro e le sono tutte da finire. Ma che scherzi, quel gusto di non finito, da abbozzato, no? Queste forme che si muovono in marmo. No, io per me Michelangelo, sì, no. Per carità, io mi levo tanto di cappello, un grandissimo uomo anche lui. Uomo, insomma. Ah, se si sta a guardare codeste era fino a occhi tutte e due, ma quello è l'unica cosa che non ha nessun interesse, il fatto che fossero omosessuali Michelangelo e Leonardo da Vinci. In realtà sono stati due grandi geni. Il problema è che il che faceva Leonardo mi piace molto meno che il che faceva Michelangelo. Vabbè, ognuno ha su gusti. Io fra i due non ho dubbi. Per me non c'è paragone. Michelangelo e Michelangelo. Oh, i gusti sono. Sì, ma per carità, io non metto. Allora, Leonardo l'hanno fatto passare per essere il genio dei geni. A me non mi risulta, però, sa, per carità, una persona geniale che era per i suoi tempi, però per me era un grande pittore. E basta, tutto il resto della palotta. E la di volare. Cioè, il sogno di volare ce l'hanno tutti gli uomini, avevano anche gli egiziani, i discorsi. No, Michelangelo è Michelangelo, c'è nulla da fare. Mi tocca a Michelangelo perché fa calzotti fino a domattina, eh? E poi non a caso si odiavano, è chiaro che si odiavano. Leonardo, per fare qualcosa, gli tocca a minacciarlo di metterlo in galera. Quell'altro, madonna ragazzi, che produceva in grande quantità, veramente una cosa. Tu stai a vedere le opere che gli ha fatto Michelangelo, io non ho fatto nessuno. La Cappella Sistina basta andare a vederla, l'ha fatta Ottazzi, tu Fausti, tu dirci il verso. E l'ha fatta anche in poco tempo, perché oltre a quello gli ha fatto anche due affreschi della caduta di San Paolo, la conversione di San Paolo, l'impiccagione di San Pietro, il giudizio universale. Io il giudizio universale, che se lo te lo guardo, che è la sindrome di Stendhal, e invece quando guardo le cose di Leonardo da Vinci è un niente. Per carità, io guacchi, mi tocca anche Leonardo, però il paragone, mi dispiace, ma per me il paragone non c'è. Ma sì, dovrei io. Ma solamente quella che siccome Minosse gli era fa Minosse, e c'era il cardinale, voleva dire la sua, insomma gli criticò il giudizio, cioè, a parte il fatto che criticare il giudizio universale bisogna essere proprio degli ignoranti, no? Vabbè, comunque a parte quello glielo criticò, allora gli fa Minosse, dice, sai come si fa? Gli fece il viso a Minosse, il viso di questo cardinale, e un serpente gli morde le palle. Beh, cioè io ragazzi, una cosa del genere. Come, tu non hai mai visto? Ma non guardare il giudizio universale. Il giudizio universale c'è Minosse, quello con gli orecchi, che è in fondo, sulla sinistra, sulla destra, in fondo, vicino alla porta che si entra. E c'è questo lì, con un serpente che gli morde le palle. Solamente, insomma,
solamente Michelangelo se lo poteva permettere di fare un lavoro del genere. Leonardo da Vinci non c'aveva coglione per fare quel lavoro lì. Poi a me Michelangelo mi garba, preciso, e allora basta, se a me mi garba, mi garba.